Allora, meno male che nella politica non tutti sono come Poletti. Anche per statistica, in Parlamento ce ne deve essere gente normale. Ecco, di certo lui non fa parte di queste persone. Andrea Orlando, ministro della giustizia, prima con Renzi e adesso con Gentiloni. Lui, fin dal primo giorno di lavoro, ha sempre lavorato per velocizzare i processi. È sempre stata una sua fissa. Varese Polis aveva scritto: Riforma giustizia, ministro Orlando. Velocizzare i processi per riportare le imprese in Italia. Cazzo, è una bella cosa! Basta con questi processi lunghissimi. E dopo 4 anni di lavoro, i risultati sono questi. L'Huffington Post aveva scritto: ANM boccia il DDL penale. È una riforma che rallenta i processi. Ma come rallenta i processi, Orlando? Hai lavorato 4 anni per allentarli ancora di più? Come cazzo si fa a rallentare i processi in Italia che siamo eterni? ANSA aveva scritto: Italia prima in Europa per processi penali pendenti. Che dopo anni stiamo ancora finendo di processare questi tre qua: il buono, il brutto e il cattivo. Sì, ride anche Sade perché è una cosa allucinante. Cominciamo con il brutto. Silvio Berlusconi. Tempo fa al processo di Fede, Berlusconi ha detto al giudice: Parli più forte perché io sono vecchio. Il Fatto Quotidiano aveva scritto: Berlusconi testimonia al processo Fede. Amora 2,8 milioni, atto di generosità. E al PM: Parli forte, io sono vecchio. Ma ancora Emilio Fede. Sembra preistoria. Quanto dura sto processo? Sembra una soap opera. Poi cosa vuoi che testimonia Berlusconi che già quando era giovane non si ricordava le cose? Figuriamoci adesso per delle cose che sono successe nel 2010. Adesso non si ricorderà nemmeno più le barzellette. Poi c'è il cattivo, Umberto Bossi. La Repubblica aveva scritto: Spese con i fondi della Lega. La procura chiede la condanna per Umberto Bossi e suo figlio. Siamo ancora avanti con questo processo dopo 10 anni. Ormai Umberto non si ricorderà più niente, non si ricorderà nemmeno se suo figlio si chiama Trota o Salmone. E poi c'è il buono, Roberto Formigoni. E perché buono? Perché Formigoni a Milano è imputato, mentre a Bergamo è parte lesa. Quindi a Bergamo lui è il buono. Bergamo News, quotidiano online, aveva scritto: Formigoni, imputato a Milano, parte lesa a Bergamo, stessa inchiesta. Cioè, per corruzione alla sanità, in Lombardia ci sono due processi, uno a Milano e uno a Bergamo. A Milano Formigoni sarebbe stato il corruttore, mentre a Bergamo, come presidente della regione, sarebbe stato il danneggiato. A Milano è colpevole, a Bergamo è una vittima. È incredibile, dopo anni Formigoni va ancora su e giù tra Milano e Bergamo, e questi due invece stanno nei corridoi del Tribunale di Milano ad aspettare che li chiamino. Ma non siamo messi male solo sulla giustizia penale, ma pure su quella civile. Sky TG24 HD aveva scritto: Italia terz'ultima in Europa per durata processi civili. Peggio di noi c'è solo Malta e Cipro, perché in Italia fai un'udienza, poi il giudice, per valutare il tutto, ti dà appuntamento alla seconda udienza che si terrà 3 anni dopo. Però dopo 3 anni un giudice può anche cambiare e quindi il processo deve ripartire da capo. Quindi lei chi è? No, chi cazzo è, signor giudice? Io sono qua da 20 anni. Quindi non sono processi, sono serie televisive, lunghi e con personaggi che vanno e vengono. Ma perché non si può fare una seconda udienza dopo un po' di mesi? Non è che se vai dal meccanico per un chiodo sulla gomma, ti toglie il chiodo oggi e dopo la gomma te la gonfia fra 3 anni. Magari dopo 3 anni cambia il meccanico e ti dice: qual è il problema? Ma come dov'è il problema? È il chiodo! Un meccanico che si comporta così lo denuncia e lo porti in tribunale. No, aspetta, che dopo ricomincia tutto il cavallo. Guarda, lascia perdere. Dammi la macchina, me la aggiusto io. Un vecchio imprenditore veneziano diceva: In causa te convien darghe so se ti ga torto. In causa ti conviene finirci solo se hai torto. Perché tra i tempi lunghi e la prescrizione, anche se hai torto, se hai sbagliato, in realtà hai già vinto in partenza. Perché prima l'hai fatto un torto e poi lo prenderai per il culo per il resto della tua vita. Quello che mi fa incazzare è che se tu non paghi un mutuo, la banca ti può pignorare la casa dopo 18 mesi per legge.
Invece, se qualcuno non ti paga al lavoro, potresti aspettare quei soldi fino a 10 anni. Nelle aule del tribunale non dovrebbero scrivere la legge uguale per tutti. Dovrebbero scrivere la legge è lenta per tutti, banche escluse. Difatti, se i magistrati vanno a fare politica, è anche per queste cose. Anche se Pier Camillo Davigo, presidente nazionale dei magistrati, ha detto questo. TG Com24 aveva scritto Pier Camillo Davigo. I magistrati non dovrebbero mai fare politica. E invece adesso ce n'è un altro che ci prova, che è lui. Michele Emiliano. Emiliano, magistrato in aspettativa, ci ha provato facendo le primarie in Puglia per il PD. Ed era partito bello convinto. La Repubblica aveva scritto: in Puglia dobbiamo fare un risultato straordinario. Sono qui per chiedervelo. Michele Emiliano. Tempo fa si è votato proprio in Puglia. Ed Emiliano ha perso nel suo circolo. La Repubblica aveva scritto e il leader pugliese perde nel suo circolo. Emiliano ha perso nel suo circolo. Però questa cosa gli è servita perché ha capito che gli sta sul cazzo perfino a quelli del suo quartiere. Povero Emiliano. Aveva anche fatto il ricorso contro la TAP, Trans Adriatic Pipeline, il gasdotto che il governo vuole far passare vicino a Lecce. Ma anche lì gli è andata male. Il Corriere della Sera aveva scritto TAP, dai giudici sì a gasdotto pugliese, Emiliano perde la sfida degli ulivi. Però anche questa cosa gli è servita a Emiliano, perché ha capito che gli sta sul cazzo anche ai suoi colleghi magistrati.